Olivicoltura calabrese, quali opportunità per il rilancio della filiera? Questo è il tema del convegno che ha fatto da cornice al premio Verga per esaltare, valorizzare e promuovere una delle nostre più grandi eccellenze. La Calabria è la seconda produttrice di olio d'oliva. Sì, è vero, la Calabria è la seconda produttrice, ringrazio il premio Verga che ha voluto mettere quest'anno all'attenzione, proprio a confronto, cosa sono le opportunità per questo settore. Le opportunità sono tante, noi come Regione Calabria abbiamo iniziato da tempo a fare un tavolo permanente con le associazioni olivicole per vedere quali sono le problematiche e insieme a loro affrontarle. Le prime problematiche abbiamo avuto quelle fase del riconoscimento, qualche mese fa, nel mese di febbraio, siamo riusciti insieme a loro e con un tavolo che è stato fatto dal Ministero, poi c'era il problema dei criteri per il riconoscimento che erano fermi da 6 mesi al Ministero, siamo riusciti a sbloccare insieme alle altre regioni questi criteri di valutazione che hanno portato così al riconoscimento di tutte le associazioni olivicole calabrese. Tante problematiche che hanno trovato la loro soluzione, ma e quindi anche tante potenzialità inespresse, e sicuramente assume un ruolo importante, un valore aggiunto, quella che è il concetto di aggregazione. Voi avete puntato molto su questo elemento. Penso che la nuova legge sul riconoscimento dell'OP è quella che dice che parte dei parametri per quanto riguarda il riconoscimento sul fatturato e sul conferimento dei soci, quindi fa sì che le aziende si devono aggregare, quindi stare insieme e concentrazione del prodotto, e su questo il tavolo stiamo lavorando perché fra 2 anni ci hanno un limite sul fatturato e sul quantitativo che ogni socio, quindi si può fare stare insieme. Forse questo è il primo comparto che è in Calabria, se lei pensa che il 35% del territorio calabrese è coperto questa pianta ed è in tutto uniforme in tutto il territorio calabrese, dalla porta d'entrata alla porta di uscita, però molte volte viene imbottigliata solo una piccola parte, sotto il 10%. Noi grazie anche all'IGP che abbiamo avuto questo grande riconoscimento del consorzio e della certificazione, dovremmo far tesoro, certificare il nostro olio e aggredire i nostri mercati, cioè cercare di fare quel valore aggiunto che le altre regioni o gli altri che prendono il nostro olio, quindi all'ingrosso con le cisterne e lo elaborano. Qualità dunque di una produzione che deve anche mirare ai mercati non solo nazionali ma soprattutto a quelli esteri? Ma per qualità noi ne abbiamo già il nostro olio, se viene preso dalle altre regioni per tagliare il loro olio, quindi significa che la nostra qualità è alta, quindi su noi, puntando sulla certificazione, sulla qualità, noi possiamo conquistare anche gli altri mercati. Consigliere, un'ultima battuta, come dipartimento state lavorando a un grande progetto, possiamo definirlo quasi un sogno anche per la regione, che è quello di gestire, di portare in Calabria la fiera dell'olio? Sì, stiamo lavorando su questo, noi partecipiamo come Regione Calabria, è giusto che i nostri produttori, non solo del settore dell'olivicoltura ma tutti gli altri settori, partecipiamo alle fiere, ci stanno delle fiere importanti, punti di riferimento, noi ci siamo chiesti ma se è vero, come è vero, che siamo la seconda regione, perché dobbiamo andare a fare le fiere fuori? Perché non lavoriamo su un'iniziativa a portare in Calabria la fiera dell'olio? Penso che siamo titolati, non me ne voglia nessun'altra regione, ma dopo la Puglia, essendo la seconda regione, quindi sarebbe bello portare, quindi si sta lavorando per il prossimo anno a fare la prima edizione di una fiera dell'olio in Calabria. E questo cosa porta? Porta a conoscere il nostro olio, ma porta anche valore aggiunto alla nostra Calabria, quindi portare altre persone che vengono qui e il nostro olio magari degustato qui con i nostri profumi, con il nostro contesto, avrà un sapore sicuramente diverso.